È più facile di quello che credi. Potere della positività, vieni a me! Yes! Ciao quali e bentrovati su Miss Biancuala, il canale dell'illuminazione, che ti insegna ad applicare legge attrazione in maniera corretta ed efficace. Io sono anche su Instagram e su Facebook. E sono due canali coadiuvanti a supporto di questo qui di YouTube. Trovi il link di riferimento qui sotto al box informazioni. Oppure scrollando fra i commenti. Ti consiglio di iscriverti a uno se non a tutti e due i canali perché posto un sacco di roba rilevante per tutto ciò che ruota intorno alla legge di attrazione, salto quantico e così via. Quindi vai. E vi ringrazio, soprattutto in questi giorni, ragazzi, di quarantena, per tutto l'amore, il supporto, le letterine, i messaggini, i cuoricini, i likes che ricevo, grazie. Sono stata anche felice che il video, passato che ho postato sul 2020 è stato accolto con positività, con successo. Vi avevo detto su Instagram che era un po' titubante, non sapevo se pubblicarlo o non pubblicarlo, così via. Invece no, ragazzi, alla fine. Tutto ok? Favoloso. E niente, oggi andiamo a parlare di qualcosa che in questo istante, in questo momento storico è molto importante, come proteggersi dalle energie collettive. Cioè, questo può essere utile sia in questo frangente, ma in generale nella vita. Come potersi proteggere dalle energie negative, collettive. Allora sì, parliamo di energie collettive e come proteggersi. Nello scorso video ho accennato appunto che esiste l'energia individuale e l'energia collettiva. Ora vado ad approfondire. Praticamente noi siamo degli esseri vibratori, siamo esseri che emanano energia, che emanano. E vi sarà sicuramente, faccio un esempio veloce, capitato di dire quella persona a pelle non mi piace. Cosa vuol dire a pelle non mi piace? È una metafora, è praticamente un modo che noi abbiamo, neanche ce ne accorgiamo. Cioè, come si dice, quell'energia mi rimbalza, quell'energia mi rimbalza, cioè, quella persona mi rimbalza, oppure quando mi fa quella persona, mamma mia, cioè, perché l'energia che emana, oppure mi sarà capitato, magari quella persona è negativa, quando entra dentro una stanza, cambia l'aria, cambia l'umore, cioè, io ad esempio, ho lavorato in un negozio, che c'era così tanta energia negativa che quando si entrava, non giuro ragazzi, quando si entrava, cioè c'era, si sen, sen, era come, cioè la si sentiva forte, e capitava di tutto in quel negozio. Ditene una e capitava di tutto. Questo perché erano le energie collettive, c'erano cioè delle persone che erano fortemente insofferenti, fortemente negative, rabbiose, invidiose, che andavano a influenzare perché. Comunque sia, noi siamo interconnessi, quindi ragazzi, è come gettare un sassolino in uno stagno, si propaga poi le onde, i cerchi si propagano poi. Quindi capite che se vibra una cosa, l'altra le corrisponde, va a vibrare a sua volta. Quindi noi ci influenziamo, contagiamo a vicenda a livello spirituale, a livello spirituale, vibratorio, energetico, ecco, a livello energetico. Torno a ripetere, nella vostra vita sicuramente vi sarà capitato di dire o anche semplicemente di poter percepire senza che la persona ha parlato, che sia una persona cara a voi, un partner, un familiare, un amico, un collega. Di sentire subito che quella persona neanche ha parlato, ha detto niente, di sentire c'è qualcosa che non va, c'è qualcosa, quella persona la sento triste, la sento strana, cioè questo è perché noi comunichiamo a livello energetico, solo che non ce lo siamo dimenticato. E quando imparerete, ricorderete anzi, perché qui non c'è niente da imparare, c'è solo da ricordare, da ritornare a essere ciò che eravamo. Quando ricorderete questa che c'è una connessione, che c'è un sottile filo rosso che ci collega l'uno con l'altro e che quindi emaniamo, siamo come delle onde in un oceano. Avete presente? In un oceano come delle onde che si innalzano, si abbassano, un momento c'è la calma, un momento poi si alza di. Cioè, capito? Noi siamo così, siamo a questo livello. Siamo interconnessi, siamo la goccia
dell'oceano, quindi la singolarità, ma l'oceano stesso, perché l'oceano è composto da tante gocce, cioè capite? Quindi siamo la goccia, la singolarità, ma l'oceano stesso. L'oceano non può esistere senza di noi, non possiamo esistere senza l'oceano. Quindi questo è farvi capire l'universo e noi. Noi siamo una singolarità dell'universo, Dio, come volete chiamare voi, ma siamo allo stesso tempo l'universo stesso. Stiamo, siamo, perché lo componiamo, lo andiamo a comporre, lo andiamo, siamo parte di questo. È come dire che sì, ok, questo è un pollice, questo è un indice, sì, ma compongono sempre una mano. Sono singolarità, ma compongono sempre una mano. E sempre insieme debbono lavorare. Cioè, non è che ognuno può fare cazzi di idea sua. No, il corpo, se vedete, è una macchina perfetta per il semplice fatto che collabora, coesiste, si interconnette tutti quanti come una danza. Cioè, insieme, come in un gruppo di cantanti, ognuno canta e stona per cavoli loro. Cioè, invece di cantare la stessa canzone in maniera armoniosa e così via. Ok? Questo. Quindi come possiamo proteggerci dalle energie collettive? Questo riguarda qualsiasi, sia sul posto di lavoro, sia in un ambiente familiare, in una comitiva, in questo, proprio nella società stessa. Come possiamo? Ok, dovete allenarvi, ragazzi, perché per tutto serve sempre allenamento. Vi ricordo che non c'è niente di difficile, impossibile, utopico. No. Vi ricordo, ragazzi, che non c'è niente di impossibile, utopico, c'è solo bisogno di allenamento. Vi dovete allenare, vi dovete allenare, vi dovete. E tutto richiede costanza, richiede allenamento, ragazzi. Un'abitudine come si forma? Ripetendo, ripetendo, togli la cera, metti la cera, togli la cera, metti la cera. Ripetendo, ragazzi, così si formano le abitudini, sia quelle che sono negative che quelle che sono positive. Con la costanza, l'abitudine, il presentarsi ogni giorno, pure che non te va. Però, cioè, volete quel cambiamento? Volete manifestare quella X cosa? Volete. Dovete per forza di cose fare così, ok? Quindi come andiamo a proteggerci? Adesso vi dico quello che faccio io. Allora, innanzitutto, io mi ricordo che sono dea, il dio creatore del mio universo. Quindi, come si dice, questo è il mio giardino e decido chi entra e chi esce fuori. Cioè, ho passato quasi 40 anni della mia vita ad alternare momenti di, ma sì, entrate, entravano senza regole, immaginate come gente che vi entra e vi fa un casino dentro casa, così, a momenti di reclusa, tipo nella Torre d'Avorio nessuno entrerà mai, così, cioè, così. Ovviamente questo creava un enorme squilibrio, scontentezza, tristezza, frustrazione, perché, cioè, noi abbiamo bisogno dell'altro, abbiamo bisogno, non possiamo fare gli eremiti, cioè abbiamo bisogno di, perché siamo interconnessi, quindi abbiamo bisogno, siamo esseri comunque sia che hanno bisogno di il contatto sia fisico che non fisico umano, quindi abbiamo bisogno degli altri, non possiamo dire faccio tutto da solo, cioè mega nessuno qui su sta terra fa tutto da solo, c'è sempre bisogno. Una cosa che io faccio quando mangio, questa è una cosa che ho preso da, non mi ricordo, da un maestro buddista, mi pare. E io mangio con la consapevolezza. Quando mangio, ringrazio. Esatto, ma sto mangiando dell'insalata. Ringrazio e ringrazio la catena di persone che ha portato me a mangiare questa insalata. Quindi il coso, farmer, come si dice, il contadino che ha piantato l'insalata, che l'ha curata, il bracciante che l'ha raccolta, quello che l'ha pulita, quell'altro che l'ha trasportata alla fabbrica, all'azienda per essere lavorata, quell'altro che l'ha imbustata, quell'altro che l'ha impilata, quell'altro che l'ha portata dal supermercato, cioè capite? Fino ad arrivare, io dico solo un grazie a tutte queste persone che mi mettono a dire grazie contadino, grazie questo, questa è l'arte della gratitudine, è l'arte, che ve ne parlerò poi. Un altro video, è l'arte della gratitudine. Quindi io quando mangio, mangio con la consapevolezza e questo mi ha aiutato anche a dimagrire, ragazzi. Mi ha aiutato tantissimo perché, ovviamente, mangi più lentamente, mangi e assapori di più e ti riempi di più. Cioè, il mio modo di mangiare, di approcciare il cibo è cambiato tantissimo e anche il modo di vedere il prossimo e di vedere anche un classico, cioè, che so, ragazzi, un classico, classico arancio. Cioè. Io guardo l'arancio e dentro vedo l'arancio, ma vedo anche comunque sia le persone che hanno contribuito affinché io avessi questo arancio. Cioè, qualsiasi chi l'ha coltivato, chi l'ha raccolto, chi l'ha messo nelle cassette, chi l'ha portato in azienda, chi l'ha poi l'ha venduto quello del supermercato che l'ha messo sugli scaffali, ragazzi. Cioè, capito? Ragazzi, sembra stupido, ma assolutamente non è. Questo vi tiene anche ancorati nel presente.
Mi tiene anche che è importantissimo per la legge di attrazione. Quindi, ricapitolando, come andiamo a. Ricapitolando, in realtà non l'ho ancora spiegato. E mi vado a proteggere considerando comunque sia che appunto io, questo è il mio giardino, questo è. Io lo chiamo giardino, lo chiamo il mio interiore. Questo è il mio giardino, quindi entrano le persone secondo le mie regole. Le mie regole quali sono? Sono quelle che impartisco io. E che gli altri devono rispettare. Se non le rispettano, io ragazzi, al costo di risultare egoista, scorbutica, cose, per me possono andare tranquillamente a quel paese. Cioè, quando una cosa su cui ho lavorato molto è stata la questione del riconsegnare i regali, che io li chiamo i regali, perché non dovete mai targarli come negativi, perché alla fine la gente dà quello, dice quello che in cui crede. Cioè, quindi io, quando una persona mi ha fatto qualche cosa, mi aveva detto qualche cosa, io quello che faccio è rimpacchettare il regalo, anche che magari non lo posso fare fisicamente, o non posso andare dalle persone a dirglielo, magari mentalmente rimpacchetto il regalo che mi è stato dato, neanche lo scarto tra poco e lo riconsegno alla persona. Immagino che io ho in mano, che so, una persona mi ha detto sei un incompetente, sei una fallita, sei un cessone, così. Io immagino che è come se questa persona mi avesse fatto il. Perché per quella persona era la sua verità. E andatevi a rivedere il video in cui vi parlo dell'importanza delle verità. Che non esiste solo una, ma ne esistono. Le verità sono multidimensionali, ne esistono tantissime, ne esistono. Quindi andatevi anche a rivedere quel video. Quindi quello che faccio è riconsegnare il pacchetto regalo alla persona. Tiè, riprenditela, questo è il tuo pensiero, è la tua opinione, è il tuo credo e non corrisponde a me e io non ne ho bisogno. Quindi quando entrate in una situazione con una persona e negativa, che ha delle opinioni negative su di voi, voi pensate questo è il tuo pensiero. Cosa diceva Gesù quando lo attaccavano, quando dicevano: no, tu sei questo, tu sei quello? Lui diceva sempre la stessa frase: questo lo dici tu, questo lo dici tu. Cioè, la serie, questa è la tua verità, è il tuo credo, è la tua convinzione, è il tuo pensiero. Quindi, cioè, non è che lo diciamo sì, però il zucco era cazzo di problema tuo, cioè, non è mio. È tuo, cioè non devo per forza, ragazzi, se vi metto davanti una minestra, non dovete per forza mangiare. Potete dire no, guarda, grazie. Io per una vita, quasi 40 anni, ho mangiato certe minestre, ragazzi, da sentirsi male, sono stata malissimo, sono stata. Perché credevo che dovessi mangiarle, perché erano persone a me care. Ti pare che un genitore ti dica certe cose, quindi cioè, è quello che ti ha creato, quindi se ti dice che sei questo e questo, allora sarà vero? Non è affatto vero, quelle sono le sue verità. Se un genitore vi dice che sei un genitore, un amico, un parente, quello che cazzo sia, ragazzi, un partner vi dice che sei un fallito, quello è un suo pensiero, non è il vostro. Non è il vostro. Io non dico che di primo impatto non possa essere tipo una pugnalata sentirselo dire, ma dopo riflettete un attimino, anche magari prendetevi dei momenti, dei giorni, ragazzi, e riflettete di questo, però è un suo pensiero. Cioè io quello che ho cominciato a dire, ok, mi hanno detto una vita, ad esempio, che sono una fallita, che sono brutta, sarà vero? Sarà davvero così? E comincio a farmi delle domande, ma io mi sento davvero una fallita? No, onestamente no, sono davvero egoista. E cominciavo a dirmi no, perché comunque sia, sono una persona affettuosa, sono una persona che si interessa sempre al prossimo, che aiuta il prossimo. Sono 10 anni che ho messo su un blog che praticamente pieno di informazioni per altre persone, quindi non corrisponde alla cosa egoista. Vabbè, sono fallita. No, perché comunque sia, a scuola ho sempre brillato. Nei lavori mi hanno sempre addirittura premiato, ho vinto pure diversi concorsi in te. Cioè, quindi, cioè, capite? E anche che non, lì per lì non trovavo le prove della serie. Ad esempio, mi è stato molto difficile quando, a togliermi l'etichetta perché ero brutta. Quello che facevo era dirmi: ok, addirittura mi sono andata a riattaccare a mia nonna che mi diceva che invece ero una bella bambina. Ero. Quindi, anche se il mio cervello diceva: sì, vabbè, ma tua nonna è normale che ti dice. Io rispondevo e dicevo: sì, vabbè, però comunque sia, mi attacca a quello. Qualcuno nella vita, in questi 7 miliardi di persone, mi ha detto che sono bella. E poi comunque io mi guardo allo specchio e non mi sembro di avere tre teste, 50 occhi e che ne so, 50 nasi. Cioè, non mi sembra questo. E poi ho la bellezza è soggettiva. Quindi mi andavo a rimpacchettare, a rieditare, come si direbbe in termine grafico, a risistemare, insomma, la verità che mi era stata data. La guardavo e dicevo: ma a me, cioè, a me quest'arancio piace? Sì, me lo tengo, non mi piace? Ciao, così dovete imparare a fare.
All'inizio non vi verrà facile, no, assolutamente. Non vi verrà assolutamente facile, soprattutto se con questa persona che vi sta attaccando, queste persone avete un forte legame, che sia un partner, che sia un parente, che sia un collega, avete un forte legame, lo dovete frequentare ogni giorno, non è facile. No, lì per lì non è facile, però con l'allenamento, ragazzi, sì, vi garantisco di sì. Per proteggersi dalle cose negative, voi dovete dire, nessuno, io quello che mi ripeto è, nessuno mi può toccare, nessuno mi può toccare, nessuno mi può toccare perché io sono Dio, la Dea, creatrice del mio universo, nessuno mi può toccare perché io sono la singolarità, chiamatela di Dio, dell'universo, nessuno mi può toccare. Quella è una persona che evidentemente ha dei suoi problemi e sta soffrendo, ecco quello che io dico, è una persona che ha dei suoi problemi e sta soffrendo. È una persona che a sua volta sono state dette cose cattive in altri campi, in altri modi, ma un'altra persona che è stata ferita perché noi ci contagiamo, ci feriamo a vicenda. Non pensate che il vostro aguzzino non sia stato a sua volta ferito in qualche modo, ragazzi? Assolutamente no. Tutti in un modo o nell'altro, in qualche ambito della nostra vita, siamo stati attaccati, siamo stati ripresi, siamo stati afflitti, siamo stati crocifissi. In qualche modo, ognuno porta la sua croce. C'è chi magari riesce a portarla da sera senza rompere il cazzo al prossimo e c'è chi invece purtroppo è così frustrato. Ma io mi ci metto, ragazzi, perché io in passato, molti anni fa, io ero una persona estremamente gelosa. Fa ridere la questione, eh? Ero una persona estremamente gelosa, ero una persona estremamente possessiva e invidiosa. Soffrivo molto quando vedevo che gli altri avevano più di me, quando vedevo che gli altri riuscivano meglio in me, ma questo era un mio problema perché vedevo che gli altri avevano forse il fattore di C, il fattore culo, o fortuna, o le conoscenze giuste, o chissà che cosa, senza capire che invece io mi sentivo male perché mi sentivo meno degli altri, avevo un'autostima che altro che sottosole, raga. Ma era arrivata praticamente al nucleo terrestre, era arrivata, cioè, io vedevo quello, vedevo, cioè, vedevo, non riuscivo a capire questo. Quando ho cominciato a lavorare su me stesso, ho capito che io invece avevo molte potenzialità. E quindi è sparita tutto, è sparita l'invidia, la gelosia. E ora, quando viene una persona e mi dice qualche cosa, che magari ha quella X cosa che magari pure io sto tentando di ottenere, io sono felice. Perché invece ti dico, mi dico, è l'attestazione che se quella persona la ottiene, la posso ottenere anch'io. Ho le capacità anch'io. Se una persona viene o mi dice mi sono arrampicata per quella X montagna e sono riuscita a scalarla, io un tempo avrei detto: ah, stronza, che mi avrà fatto? Invece adesso mi sento ancora più da serie. Se ce l'ha fatta lei, ce la faccio pure io. Uso praticamente quello che prima bollavo come negativo, come trasformavo anzi in energia negativa, in maniera positiva. Quando guardo le persone che hanno qualcosa più di me, io non sono come la maggior parte delle persone, ad esempio, che se vanno sotto ai post di Chiara Ferragni o del VIP di turno a dire: ah, no, qui tu è beata te. No, ti dico, se l'ha fatto lei, no, perché io voglio diventare influencer o altro, però se l'ha fatto lei in quel X, è riuscito a ottenere magari quella X cosa. Ce la posso fare pure io, anzi, posso, come si dice, fargli scarpa al maestro. Posso pure guardare un attimino come ha fatto, che metodologia ha usato. E anche che la gente dice: no, sarà stata una botta di culo. Altro, davvero? 100% solo tutto culo? La vita è 100% solo tutta una serie di botte di culo per tutta la tua vita. Campi 100 anni, 100 botte di culo sempre. Cioè, non c'è un pizzico che tu magari ci hai messo di tuo. Cioè, no, quelle sono solo giustificazioni, ragazzi, scuse che mi davo pure io. Io bollavo tutti, tutto culo, cioè, e non assolutamente mi mettevo a pensare che dietro, cioè, di guardare magari la persona, come aveva ottenuto quelle cose, non sapete le biografie che ho studiato di, ad esempio, di imprenditori o di persone di successo in qualsiasi campo della loro vita, ragazzi, io vado e me li studio, me li vado a leggere, quando vedo un qualcosa che è di importante, che mi piace o altro, o qualcuno che ha ottenuto qualcosa che a me piacerebbe ottenere, mi vado a leggere come ha fatto, mi vado ad informare, cioè non rimango lì a dire, a bollare come facevo all'inizio, no. Quindi anche io ho fatto parte dell'energia collettiva in maniera negativa. Oggi mi ci proteggo, oggi invece sono dall'altra parte e lavoro sulla questione della compassione. Io quando vedo una persona che è sofferente, quando vedo una persona che mi attacca, io provo pena, ma non qua pena tipo mi fai pena, no, pena, compassione, quella che come provava Gesù verso chi lo attaccava, pena, compassione, perché penso che quella persona deve stare così male con se stessa e il suo mondo, deve stare così soffocata, così repressa, così è, cioè, così inguaiata da
doversene sentire il bisogno di sputare veleno sugli altri. A meno che i ragazzi, giustamente, cioè, non è che magari, che ne so, t'ho curtellato e non male, quello mi dice le peggio cose, mi dice. Cioè, io sto parlando di, cioè, persone che comunque si aggodono nel buttare giù gli altri, o nel spargere veleno, nel spargere malcontento, nel spargere negatività o spargere ansia. In questi giorni non sapete quanta gente ho bloccato, soprattutto su Twitter, ho silenziato, ho anche ripreso persone che vanno col catastrofismo della serie L'Apocalisse, oh mio Dio, questa è la fine, cioè. Quando fai questo, non stai pensando al prossimo, non stai pensando alla persona che è dentro casa magari da sola e che soffre di ansia o altro. Tu stai soltanto godendo nello spargere. Godi, ci sono persone che godono nello stare nel negativo e tirare giù le persone con loro. State lontano da quelle persone. State lontano. Chiudetele fuori. Io immagino come chiudere una porta in faccia alla persona. Un'altra cosa che faccio. Come chiudergli una porta in faccia e girare il lucchetto. Fine. E la porta poi sparisce. Immaginate come una porta, la persona che sta lì, io bam, gli chiudo la porta in faccia, chiudo il lucchetto e sparisce. Fine. Faccio questo, faccio. Dovete imparare a proteggervi e ad alimentare le energie collettive in maniera positiva, perché ci sono anche le energie positive, non c'è solo l'energia collettiva negativa, c'è anche quella positiva. Noi purtroppo vediamo spesso solo quella negativa, perché diciamo che quella negativa è quella più potente. Però io vi ricordo una cosa. Che per creare un'ombra ci serve una luce. Se fosse tutto buio, le ombre non ci sarebbero, no? Quindi si può ribaltare come? Per creare l'ombra ci serve la luce. Quindi riflettete anche su questo. Siate la luce. Siate i portatori di luce, perché siete i portatori di luce. Non alimentate altra negatività. Dici, vabbè, ma se pure a me viene una botta negativo, ok, lavorate su voi stessi. Se vi sentite invidiosi, gelosi, può capitare, non censuratevi. Nel senso, ah no, sono peggio, qui, quello, io l'ho fatto per tanti anni, mi sono proprio fustigata. Dopo ho cominciato a lavorare, dimmi perché mi sento gelosa verso quella persona invidiosa, verso quella X persona, quella X cosa, perché? E facendomi queste domande, piano piano, non è che subito, ah ecco, facendomi queste domande, sono arrivata a darmi le risposte, sono arrivata a capire che avevo un'autostima sempre bassissima. Quindi era normale che se vedevo una persona riuscire a fare cose meglio di me, o venir premiata in qualche cosa, o quelli dicevano, io soffrivo tantissimo, perché dentro di me scattava la questione del non vale un cazzo, tu non ci riuscirai mai. Quando ho lavorato su questo, ragazzi, adesso io invece sono in prima linea a dire forza, dai, ecco, infatti sono qua con questo canale, ragazzi, a incitarvi a trovare il meglio in voi stessi, perché già c'è lì, siete come un diamante grezzo che deve essere lavorato. I diamanti non è che nascono così, bam, di botto, tutti belli lavorati, sfaccettati. No, non è così. Solo che finora non ve l'hanno insegnato il potenziale che avete dentro di voi. Quindi, per ricapitolare, per proteggervi verso gli altri, adottate la tecnica dello sbattere la porta in faccia. Immaginate la persona che dovete farlo per forza. Del chiudere la porta in faccia, ti girare una mandata e la porta sparisce. Oppure dire. Questa persona ha tanti problemi, pensa quanto sta a soffrire, cioè, madonna mia, pensa quanto sta a soffrire questa persona per queste cose, che uscissene con queste stronzate, comunque sono stronzate, è il suo problema. Se la persona dice, no, tu sei questo, non vali quell'altro, sì, vabbè, ciao. Quello che stai dicendo, tanto ragazzi, tutte le persone che incontrate sono uno specchio di voi stessi, quindi praticamente se lo stanno a dire loro stessi, a loro stessi, se lo stanno a dire, cioè, il problema loro, capite? Questa è un'altra teoria, che tutte le persone sono te. Questa la spiegherò in dettaglio in un altro video, perché ci ho messo parecchio tempo più che a capirla, accettarla, che tutte le persone, visto che siamo interconnessi, sono me. Sono me come con un'altra maschera, sono me che mostrano una sfaccettatura del mio diamante. Comunque vi basti sapere che, ragazzi, proteggervi in questa maniera, pensate, qua la persona pensa quanto sta a soffrire per dirmi queste cose, oppure anche che non volete, non riuscite ad avere compassione per quella persona, dite semplicemente. È un problema tuo, è un tuo pensiero, è un tuo credo, è una tua convinzione. Non è la mia. Mi reputi una fallita, una brutta, una stronza. È un problema tuo, non è mio, a me poi non mi riguarda, guarda. Anche che lì per lì ci rimanete male, poi riflettete e dite, vabbè, a sorte quello, quella che sia, se lo sarà sentito pure lei in qualche area della sua vita, che è questo o quello. Io non accetto assolutamente il pensiero degli altri, se non un pensiero che mi faccia bene, perché dobbiamo nutrirci da mattina a sera con cicuta, avvelenarci? Che ci apporta, regà? Che
ci apporta a accettare nella nostra vita persone, opinioni che ci fanno del male. No, raga, fate come sui social, bloccate. Ciao. E se con queste persone purtroppo ogni giorno ci intrattenete dei rapporti quotidiani, sempre un collega di lavoro, un parente, un'amica, quello che sia, provate a guardarli in una luce diversa, provate a guardarli come esseri sofferenti. Sembrano che magari sono spavaldi sui loro, dai loro pulpiti dorati che lì dettano questo, tu sei quello, ma poracci, sono pieni di etichette, cioè, sono pieni di etichette pure loro. Se uno sta bene con se stesso, raga, ve lo posso garantire. Non ha assolutamente bisogno di andare a criticare l'altro, né si sente minacciato dall'altro. Assolutamente. Che potrebbe dirgli no, tu sei questo, né sminuito. Assolutamente. Cioè, se uno ha l'opinione mi piace, l'accolgo, grazie, un bel regalo. Se no, regà, rimandato indietro. Ciao. Non mi interessa minimamente. Non è questione di essere stronzi, egoisti, no, è questione di salvaguardarsi. Proteggersi. Nella vostra vita togliete zavorre. Via, fuori. Se poi non potete toglierle, guardate per quello che so. Poracci. Pensa quanto soffrono per dire queste cose, perché se uno sta bene a livello psicologico, a livello spirituale, non ha bisogno di andare ad attaccare l'altro. Non ha bisogno di puntare il dito e dire sei questo. Non ha bisogno di umiliare il prossimo. Se io sto bene con me stessa, non ho bisogno di umiliare il prossimo, non ho bisogno di pestare i piedi al prossimo, di trattarlo come un zerbino, di dirgli cose cattive. Non ne ho bisogno. Assolutamente. Perché sono equilibrata. Ce la potete fare, soprattutto in questo periodo. Continuate a dire come faceva Gesù. Questa è la tua verità. La tua verità. Yeah. No, vabbè, non è che diceva così a quattro tipo Fonzi, yeah. Però, raga, diceva questo. Il succo del discorso era questa la tua verità. Cioè. Ciao! Fine. Fino alla fine ha portato avanti la sua, la serie. Ciao! Problema tuo. Cioè, così. Ragazzi, fate così. Cioè, realmente, ok? Io vi aspetto col prossimo video su YouTube, qua, su Missy Bianculana. Mettete un like, per favore mettete il pollice di su, che il video si propaga. E così YouTube lo fa girare di più e c'è tante persone che hanno bisogno di vedere questi messaggi, soprattutto in questo periodo. Quindi più mettete pollici in su, non è perché ragazzi, assolutamente a me non cambia nulla. E per il semplice fatto che ragazzi, più pollici in su, più YouTube fa girare il video e più lo fa girare, più c'è gente che riesce a vedere, arrivare a questo messaggio che ce n'è bisogno di questo periodo con tutta questa negatività collettiva, raga, mamma mia. Però ne usciremo meglio, io di questo non sono sicura, che ne usciremo migliori, ne usciremo. Forza, avanti tutta. Baci.